Buongiorno a tutti, buon sabato. Mi sono appena svegliata, sono quasi le 10 e mi faccio il caffettino. Fede è sul divano ancora un pochino che si fa un po' di coccolino e sono stravolta. Stanotte sono andata a letto tardi perché ieri sera siamo andati da mia mamma, abbiamo mangiato, Fede ha aperto le sue finestrelle e poi abbiamo dato i telefoni a mio padre e a mio marito. Volevo farvi vedere il telefono in verità, ma mio marito l'ha portato giù nel suo ufficio perché deve fare il backup di tutto e mettere la roba nel vecchio in quello nuovo. Quando torna, perché adesso è andato a lavorare nella casa, quando torna, se lo ha già fatto tutto giù, lo porta su, ve lo faccio vedere. È molto bello, blu è bellissimo. Contento, quindi ieri sera fino all'una e mezza, quasi due, siamo stati sul PC perché volevamo fare il backup dal PC del mio MacBook, ma non riesce a farlo, non capiamo perché. E quindi sono andata a letto tardi, poi sono venuta di qua, c'è il solito caos di giochi, mi sono messa a mettere a posto i giochi alle 2 di notte e sono andata a letto tardi, quindi stamattina ho dormito. E adesso stavo dicendo, vi faccio il caffè, mangio i biscottini col caffè, questi qua, e dopo mi metto un po' sul computer che devo fare delle cose, molte cose. Adesso quando Fede si sveglia bene a modo, apriamo le caselline di calendario dell'avvento. Allora, la casellina numero 12, no, quella è la 21, sei fissato con quella lì, che è la più grossa di tutte più o meno. Anzi no, questa è quella più grossa di tutte. Comunque, vai, la numero 12. Sì, vai, la numero 12. Tanto stiamo guardando il figlio di Babbo Natale, che a Fede piace tanto. E qua c'è il solito casino, eh. Anzi, stamattina è più in ordine. Sì, c'era un gattino che voleva prendere la ciabatta del figlio di Babbo Natale. Stamattina c'è meno casino perché ieri sera, come vedete prima di andare a letto, ho messo a posto. E qua di solito c'è il mondo, ma stamattina è stato abbastanza bravo. Vai, sei riuscito? Allora, si fa un po' fatica, eh. Vediamo se io riesco. Ecco qua, vai. Ma è bellissima. Aspetta, Fede, che ti aiuto io perché sta passando. È una moto. Moto. Ma è bellissima. Fa Una vedere. moto di quella che è piccolina. Sì. È piccolina, quindi è più grossa. Sì, fammi Ma non vedere. so dove. Non Non so. so dove è andata a finire, sarà sicuramente sotto al divano. Carina. Ok, Carina. Adesso apriamo quello della Kinder. adesso Sì, è carina. Mi ha dato un bacino per te. 12, vai. 12. Quella è la 21, amore. apriamo la macchina. Ma io voglio Amore, dobbiamo aspettare il 21. Oggi ne diamo 12. Dov'è la 12? La 12. Non fare il furbo. Ah, 12, bravo. Vai. È di fianco la 21. Vai. Ok, siete pronti? Sicuro? Sicura? Sicuri? Sicuri? Sì, siamo pronti, vai. Vai, tengo stretto, vai. Forte. Forte. Ti hai fatto male? Ok, vai. Pallina perché Cos'hai trovato? La barretta Kinder. Un'altra, quella che piace a papà. Fa no, vedere. Ci sono io sempre i folletti. Non metta a fuoco un cavolo. No. Domani apriamo la numero 3. No. Apriamo la numero 13 domani. Non fare lo sciocco. Allora, mettiamo via i calendari perché questo qua li aprirebbe tutte le caselline. E non voglio, perché sennò che senso avrebbe un calendario dell'avvento se apri tutte le caselline subito, almeno per i bimbi. Io l'altro giorno,
quelle della Ferrero l'ho aperto tutto. No. E lunedì, a proposito, lunedì faremo a mia mamma un video su un calendario dell'avvento che abbiamo preso su Pink Panda. E io l'ho visto, me ne aspettavo che fosse un po' più grande, ma va bene, fa lo stesso. Comunque, voi lo vedete la prossima settimana. Lunedì lo giriamo, lo registriamo e la prossima settimana vedrete un altro calendario dell'avvento. In questo periodo io ho girato un po' di negozi, volevo vedere se c'era ancora quello di Bottega Verde, perché io qua non ho molti negozi, insomma, di cosmetici o di, per dire, che abbiano, possano avere il calendario dell'avvento. Quindi mi è venuto in mente Bottega Verde, ma non so se ce l'ha ancora. Posso vedere se c'è qualcosa, guardando in alto, perché c'è una cucinella. Posso guardare da Sephora, posso andare comunque a vedere lunedì in qualche negozio se hanno dei calendari dell'avvento, ma insomma mi sembra un po' difficile trovarli adesso, a me quasi metà dicembre. Vado a fare il pranzo, perché ormai è mezzogiorno e io non mangio. Faccio un piatto di pasta solo per Federico, per mio marito, e quando arriva mio marito vi faccio vedere anche il telefono. Allora, buon pomeriggio, sono le 3:20, sto andando al lavoro, c'è moltissimo freddo, adesso vi dico, quando la macchina ha fatto tutti i suoi ragionamenti tra benzina e quant'altro, e livello di ghiaccio e tutti i suoi esami, ci sono 4 gradi, perfetto, adesso mi metto un po' dritti perché ho staccato ieri sera il portatelefono, che non si sa mai, lo porto sempre su, vabbè che portatelefono dei cinesi qua. Non me lo ruba nessuno, però onde evitare che mi spacchi nel vetro per così poco, lo porto sempre su, siccome lascio la macchina fuori. E stavo dicendo, se riesco a mettervi dritti, ok, stavo dicendo, ci sono 4 gradi, c'è freddo, ovviamente piove, qua non smette di piovere da una settimana, ha smesso un po' l'altra mattina che vi ho fatto vedere, c'era un sole pazzesco, ma dopo ha tornato a piovere, perfetto. Alla fine, oggi a mezzogiorno, mi ha chiamato mia madre che ha cambiato un po' il programma per lunedì. Un po' ha ragione, perché siccome con questo tempo molto piovoso, andare a Modena in centro con Fede, anche se Fede gli porta un passeggino, ha comunque qualcosa per la pioggia e quant'altro, ho paura che prenda freddo, e anche per noi, perché sicuramente ci sarà un freddo allucinante. Mia madre soffre il freddo che è pazzesco, quindi onde evitare di ammalarci tutti quanti, vediamo se domani andiamo qua da noi a Sassuolo, da Pinalli, che dovrebbe essere aperto, e guardiamo se c'è qualcosina lì che ci interessa di make up. Quindi faremo tutto domani, e domani spero che sia aperto anche Calcedonia o Tezenis, perché voglio prendere delle calze e un pigiama. Dovevo prenderlo l'altro giorno, domenica scorsa, quando sono andata, no, martedì, quando sono andata qua da me a Sassuolo, sempre al Panorama, ma erano tutti chiusi i negozi, io pensavo che erano aperti, che era festa, invece assolutamente no. Va bene, quindi speriamo che domani siano aperti almeno quei 3 negozi dove insomma devo prendere delle cose, e devo prendere anche delle calzine per Fede, un po' lunghe, perché c'ha quelle corte, e giustamente ha freddo ai piedi, quindi voglio prendere delle calze un po' lunghe e degli antiscivoli, antiscivolo non lunghi, perché lui ne ha un paio lunghi che gli arrivano al ginocchio e gli danno fastidio, li vuole corti, quindi prenderò anche quelli lì, sempre da Calcedonia. Adesso vado a lavoro, ci vediamo stasera, e stasera non so se prendiamo una pizza o non lo so, sono indecisa, non ho voglia neanche di pizza né di niente, però non so, è un periodo che non ho voglia di mangiare, anche oggi a mezzogiorno vi dico, alla fine non ho mangiato un cavolo, perché non ho fame. Buonasera, allora sto per andare a letto, stasera alla fine, uscita dal lavoro, sono andata a mangiare una pizza
a casa dai miei perché Fede voleva andare a giocare con i miei e siamo tornati a casa alle 10 e eravamo già a casa, quindi siamo stati dentro l'orario del coprifuoco. E la pizza è arrivata anche tardi perché la pizza è arrivata alle 8:40, quindi era tardissimo, però vabbè, siamo riusciti a fare tutto, a mangiare, a prendere il caffè e a far giocare un po' Fede. Adesso vado a letto, mi sono lavata i denti e vado a Ninna perché sono stanca, non stanca, voglio andarmi a riposare un po' svegliata con Fede Bratt. Certo che mi fa un caldo, mi scaldotto. E ci vediamo domani. Domani non so cosa facciamo alla fine io e mia madre, se andiamo via domani o lunedì, perché ha messo pioggia e non vogliamo prendere tutta l'acqua. Il telefono che abbiamo regalato mio marito faccio vedere domani, faccio vedere a pieno modo. E domani apriamo anche un'altra delle altre caselline del calendario dell'avvento di Fede. Fede non vede l'ora di aprire le caselline. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani. Ciao!